La Questapone Montesilvano conquista un successo pesantissimo vincendo per 3-0 contro lo Spoltore. Un Eurogol e una rete degna della Goan Line Technology sono gli episodi chiave del match pronti via e sono gli ospiti con Grassi a provare a passare in vantaggio, sempre la truppa spoltorese, va vicinissima all'1-0 con Gonzalez, bravo a sfruttare un'indecisione della difesa di casa squadra di casa che si affaccia per la prima volta in avanti con Mottola, la sua punizione è deviata fa la barba al palo, la partita è gradevole, alla mezz'ora ancora Gonzalez affonda sulla fascia sinistra e testa i riflessi di un reattivo Palena, nel finale della prima frazione sono i Montesilvanesi a provarci D'Agostino riceve d'appetito e conclude De Torre non si fida e devia in corner. Sempre D'Agostino beneficiando di un assist a rimorchio di Caporrelli dall'area piccola spara alle stelle. Nella seconda frazione Mottola non si intende con il proprio portiere e rischia di combinare la frittata. Bordoni però perde l'attimo e si vede murare la conclusione. Al 55 ⁇ arriva l'episodio che rompe gli equilibri su un cross apparentemente innocuo, Petito si inventa la giocata dell'anno da vedere e rivedere al rallentatore. L'1-0 galvanizza la truppa di Del Gallo, una manciata di minuti dopo su Corner Marrone e poi D'Agostino prolungano la traiettoria della sfera. Per il guardanine Carchesio di Sulmona la palla è entrata tutta. Le immagini non riescono e non possono chiarire l'episodio degno della online technology spoltore e in bambola e al settantesimo capitola D'Agostino pesca ancora Petito che dal cuore dell'area ospite non sbaglia e confeziona così la rete che chiude la partita. L'undici di Ronci non ci sta e prova a siglare il gol della bandiera su un cross dell'ex buona in cornata di Gonzalez, colpo di Reni di Palena che con l'ausilio della traversa in anella così il terzo clean sheet consecutivo. Nel finale con gli ospiti sbilanciati, Trento potrebbe scendere anche il poker, ma l'esperto De Torre riesce per un soffio ad anticipare l'attaccante di casa ed evitare un passivo davvero troppo pesante. Non succede più nulla, la questapone Montesilvano conquista il terzo successo consecutivo e tiene a distanza di sicurezza i nero stellati. Lo spoltore invece riesce a mantenere il quarto posto in coabitazione con Alba Adriatica e Capistrello. Eh, C'è cioè, tanto da dire sì, perché è vero che noi abbiamo fatto tre vittorie di fila, ma anche le altre stanno, stanno correndo insieme a noi. E abbiamo affrontato una squadra forte che ci ha messo in difficoltà, ma siamo riusciti a ribattere colpo su colpo. L'abbiamo affrontato, secondo me, con. Con la giusta mentalità, sapendo che loro probabilmente avevano qualcosa in più di noi a livello, a livello tecnico, e noi, sotto il profilo della, della voglia, della cattiveria e dell'agonismo, abbiamo approcciato benissimo la partita. Poi è ovvio che l'episodio a favore con il gran gol di Mario ci ha, ci ha aperto un pochettino la partita a favore nostro e siamo riusciti a sfruttare dei contropiedi nel, nel finale. È un risultato che secondo me è giusto, però eh, perché premia, premia la volontà dei ragazzi nel, nell'affrontare una squadra con grandissimo. Noi avevamo diverse assenze pesanti. Ma non è questo, i ragazzi. Secondo me hanno fatto una, una gran bella gara. Io, il risultato non rispecchia assolutamente la prestazione della squadra: è un risultato troppo pesante che non abbiamo assolutamente meritato. E abbiamo preso il primo gol, eravamo in controllo della partita in modo tranquillo, stavamo facendo la nostra onesta partita, partita molto, molto equilibrata contro una, una, una squadra che in casa si fa valere. Ma l'equilibrio è stato rotto da un gol che penso sia il più bello del campionato, in assoluto da parte di Petito gli faccio i complimenti. E poi il secondo gol, vedete voi io boh, non ho, ho, dei dubbi, ho dei dubbi, però voglio dire non è, non è quello. Poi abbiamo fatto un errore in uscita, abbiamo perso il terzo gol, ma era, oramai la partita era già andata e compromessa, però ripeto, ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, ho detto di continuare così, di continuare a giocare a calcio, poi facciamo su tutti i campi.